Ok, mandata. Tutto quello che dirai da ora. Allora, Serve di scalpito. esatto. Come va? Che dici? Come stai? Procede, stiamo procedendo, tutto bene. Il lavoro ce n'è, quindi quello va bene. Ci si allena. Con voi, con te? Bene, bene, tutto a posto. Noi continuiamo con tutto quanto, insomma, come sai, poi senti da Giorgia tutte le news, quindi ce la caviamo, siamo qua, siamo dall'altra parte della Manica, quindi stiamo bene, lontano da tutti, ormai siamo isolani pure noi. di voi vi invidio da una parte. Allora, Matte, io volevo parlare con te del discorso della dieta e l'approccio vegetariano, che mi sembra che tu lo stia seguendo, da quel che ho visto. Sì, ho fatto questa scelta da un po' di tempo, come sapete. Esatto, e, io ho parlato tempo fa, forse 6 mesi fa, avevo parlato del discorso di ridurre l'apporto proteico in generale, un po' diciamo, il dark side delle proteine, tutto quello che non si dice perché siamo un po' tutti proteinomani. E quindi volevo affrontare il discorso di un'alimentazione un po' più plant-based, e fatto proprio da te che Volentieri. rispetto a me, che ho semplicemente diminuito l'apporto proteico e le prove animali, te le hai proprio eliminate del tutto alcune fonti perché sei vegetariano, giusto? Sì, Esatto, sì, quindi sì. voglio approfondire. Allora, innanzitutto, perché questa scelta? Allora, primo discorso è stato etico, perché? Perché alla fin fine sono nato in un paesino in campagna, Caviano del Friuli, cioè con l'esattezza a Palmanova, poi vivevo a Claviano, a Aiello, tutti quei corsi Dall'accento di là, avevi detto che eri quindi... campano. Ah sì? Beh, ma Poco nessuno sgamato. capisce da dove sono, eh? Nessuno capisce il mio accento, che sia chiaro, perché mi dicono tu sei di Torino, tu sei Un po' di Torino tutto ce tranne, l'hai. non ci beccano mai. Infatti. Allora ho intrapreso, diciamo che già la mia cultura, in famiglia mia, non era quella di mangiare tanta carne, che sia chiaro. Comunque se pensi, ho vissuto per anni a Trieste, quindi pesce a manetta. Qualità, devo dire che proprio su quel settore non avevo problemi. E già queste abitudini vedo che ti aiutano, diciamo, a una scelta più avanzata. Poi nei vari anni, sempre per il discorso etico, visto che sai che sono un amante degli animali, è per un discorso mio personale, perché mi sono trovato veramente ad avere dei benefici, soprattutto a livello di prestazione fisica e mentale, e soprattutto sapete quanto. Io ci tengo a parlare del discorso microbiota, no? Dell'importanza della salute intestinale. E l'ho scontrato anche in quel senso là, togliendo alcuni fronti. Nessuna difficoltà digestiva, lucidità, miglioramento di andare in bagno. Cioè, certe cose che veramente sul lungo periodo mi hanno cambiato la vita. Questa è stata la scelta che poi si è rispecchiata positivamente sul mio stile di vita. Non sento carenze, integro perché sai che sono un amante dello studio dell'integrazione della nutraceutica con le cose che so tramite analisi ematiche che sono carente, ma anche a livello familiare, per esempio il ferro nella dieta, per fare tanti nomi, nella dieta vegetariana è un elemento che bisogna tenere sotto controllo, è un elemento che bisogna controllare e vedere come va. Io stesso sono carente, prendo del buon ferro, perché non tutto è il ferro uguale. Veicolato magari da una buona vitamina C per stare al dosaggio ottimale. Da qui ho fatto questa scelta e sto mantenendo questo percorso con una dieta molto varia. Cioè, ho trovato veramente, come si dice, l'equilibrio. Ok, allora, per step, diciamo, affrontiamo alcuni discorsi. Il primo riguarda quante proteine, cioè la tua scelta riguarda il togliere soltanto la carne, mangiare soltanto il pesce, oppure togliere anche altre proteine animali. Allora, qua vorrei fare un discorso un po' più ampio, mi permetto. Quando parliamo di dieta vegetariana, la dieta classica vegetariana ovviamente impone di togliere tutte le fonti animali, no? Derivati principalmente dalla carne. Poi ci sono varie sfaccettature delle diete vegetariane. Vediamo la vegana che toglie tutte le fonti animali, dove magari dopo faremo una parentesi, perché un pensiero mio, che sia chiaro, l'alimentazione latto-ovo vegetariana,
e la pescitariana, la pesci vegana, la chiamano un po' con varie sfaccettature. Io personalmente ho trovato un equilibrio anche con un pilastro della dieta mediterranea, ma non è un discorso tanto dieta mediterranea, anche della socialità. Cioè, se esci e non hai nulla di vegetariano da mangiare, non morirà il Papa. Sicuramente non mangio carne. Ecco, la carne per me, tutti i tipi di carne sono stati completamente eliminati. Quindi quello io non ne mangio veramente da anni e non ne sento veramente la mancanza, giuro. È un'unica cosa che non sento la mancanza. Potrei eccedere, sinceramente, col pesce. E già là chi mi ascolterà dall'altra parte, ma allora tu non sei vegetariano? No, è una questione anche che è un po' diversa, perché un pesce allevato magari è un po' diverso da una mucca che pascola, no? O che la facciamo crescere in Ma io pochi credo che in generale non ci mesi. si debba etichettare, nel senso che No, la è cosa quello che brutta non è lo dire: so. ah, io sono vegetariano, quindi faccio così perché la religione vegetariana impone. Cioè, credo che Beh, una cosa no. interessante In questo che disse un mio amico anni fa, che lui aveva scelto di diventare vegetariano, e lui mi disse che faceva delle eccezioni nel momento, cioè voleva valutare un po' il gioco valeva la candela. Lui amava viaggiare. Quindi gli dice: io, Ludo, sinceramente, se vado in un posto particolare, esotico, e ci vado una volta nella vita, dove c'è un piatto tradizionale di cui si parla, che a base, lui dice anche in quel caso, di carne, io un po' ne assaggio, perché che impatto avrà il mio mangiare quella volta l'anno un pezzetto, un tocchetto di un animale anche sul mio discorso etico o sul mio, diciamo, sull'industria alimentare, sulla cosa, perché poi la sfaccettatura è quella. Quindi è brutto, Lo secondo me, rispetto tantissimo, questo etichettarsi. Secondo principio. me è brutto Ma guarda, etichettarsi in generale. Lui dice: ah, è un'altra quello cosa, lui che volevo disse, chiedere era prima. andato on the road in un altro viaggio. L'unica cosa che aveva trovato, una cosa a base di pesce, se l'è mangiata. Dice: che cavolo, devo morire di fame io per perseguire. Quindi c'aveva questo, lui perché viaggiava tanto, quindi c'erano tutte queste situazioni. Però capisco il tuo punto, nel senso, non c'ho niente da mangiare, invece di farmi un'insalatina e fare la sociale o di rompere le scatole a tutti gli amici, no, dobbiamo andare in quest'altro posto perché io ho Sì, le opzioni infatti. vegane. Io mi adatto, mi mangio un filino di pesce, cioè. Non morirò per quello, Sì, sì, sinceramente. E se sì, sì, sì. non lo trovo, non lo mangio, mangerò dell'altro. Cioè, mi equilibrio. Il discorso carne mio, apro una parentesi, non è perché voglio essere magari, oh, Dio, cioè, non, essendo sai che io sono anche comunque iscritto a un albo, lavoro e in tutte le mie alimentazioni, visto che mi piace parlare di dieta, non è che io impongo il mio credo, ci mancherebbe, Certo. anzi, la carne di qualità apporta dei micronutrienti, dei principi attivi che non ritroviamo da nessuna parte, in nessuna pillola, in nessun integratore. Quindi apriamo questa parentesi e chiudiamola. Non facendo terrorismo sul discorso proteine, carne, problemi, tumore, cioè no, chiudiamo anche perché qua magari faremo un'altra live perché si potrebbe parlare per ore su questo tema. Il mio discorso è proprio a livello personale, digestivo e di equilibrio come parlavo all'inizio, perché magari trovo più difficoltà a digerirla e ho visto che non dormo bene se la mangio la sera, per farti capire. Quindi è proprio una sensazione mia, ma anche perché non mangiandola da un paio di tempo perdiamo un po' di quelle magari proteasi che sono più inficiate in quel discorso. Poi ricordiamo che ognuno di noi c'è una composizione microbica che è unica, no? Che si diversifica magari con l'alimentazione. Io ho abituato il mio intestino, il mio microbiota, il mio organismo a equilibrarsi così, a gestire quelle fonti che gli do, che soprattutto vengono dai glucidi, dai grassi buoni e dal giusto apporto proteico, senza esagerare. Assolutamente. Allora, ti faccio questa domanda. Da un punto di vista, allora, le proteine hanno anche un impatto sul nostro microbiota che è tendenzialmente putrefattivo. Ok, c'è un uptake di calcio a livello osseo, quindi promuovono l'osteoporosi, eccetera. Quindi buona regola sempre cercare di equilibrare con buona dose di verdure, di alimenti alcalinizzanti, che in Che diete riportano di l'equilibrio. bulk che noi facciamo, soprattutto iperproteiche, è sempre più difficile perché più di tanto di verdure quando stai in bulk spinto non ne riesci a mangiare per un discorso di stomaco. Oggi no. Quindi la domanda che ti faccio io è: c'è effettivamente una differenza tra proteine animali e proteine vegetali in questo? Digestivo, dici? Digestivo di effetti collaterali, diciamo così, perché si fa sempre terrorismo sulle proteine animali. Quindi la cosa che Ecco, chiedo, allora. le proteine animali hanno effettivamente, perché poi alla fine il discorso che si fa è:
quando vengono scisse, tu hai amminoacidi che sono gli stessi, Ecco, eccetera. Quindi ecco. è la proteina animale di per sé a creare danni o sono tutta una serie di altri cofattori? Allora, prima di tutto ci sono una serie di altri cofattori, come dici, soprattutto ambientali, che bisogna tenere in considerazione. Quando si parla di carne, si apre un mondo. Provenienza, come, quando, come la cucini, cioè fa più male magari bruciarla, che era la proteina, che mangiare una bistecca, come Dio comanda il sangue, per aprire una parentesi. Sul discorso malattie, proteine, perché è venuto una pseudoscienza che fortifica, cioè, dice che le proteine sono tutti mali, no? Che addirittura portano il cancro, là bisogna parlare, come hai detto, di aminoacidi, perché c'è aminoacidi e aminoacidi. Nel paziente, magari anche oncologico, certi aminoacidi non sono indicati, magari possiamo trovare alcune proteine. L'integrazione di certi aminoacidi essenziali senza andare a dare quegli amminoacidi, come per farti un esempio l'acido glutammico, ma anche qua potrei andare più nello specifico, in quel caso toglierli ha una valenza scientifica, però non è che la proteina di per sé, mangio la proteina, mangio per tutta la vita carne, mi verrà il cancro, cioè, o mi verrà, no, no, dipende uno dall'equilibrio, dipende da quanto ne mangi, dipende dal tipo di carne, dalla cottura, dalla scelta, dalla varietà dell'alimentazione. Ma come le proteine animali hanno dei feedback negativi, ne hanno anche di positivi, ma uguale per le proteine vegetali, perché non pensiamo, allora boh, mi butto sul vegano, mangio solo riso e piselli, per fare un esempio, non ho scorazzottate, sto da Dio, perché là magari porti degli antinutrienti che trovi nell'integrale, nei legumi, quindi è sempre un discorso di equilibrio, c'è l'estremo in ambo le parti. Esatto. No, ti parlavo più che altro di side da un punto di vista magari di microbiota intestinale, per farne Sì, una digestione. Trovi che le proteine animali. anche là è molto molto soggettivo, perché io scommetto che magari certe persone trovano più difficoltà a digestire dei legumi che alla carne che sono abituati a mangiare, e questo sicuramente me lo puoi confermare. Sicuramente non è buona norma esagerare con le proteine animali per un discorso proprio microbiota, perché comunque i Bacteroides, che sono più intrecciati nella digestione proteica, in tutto quel discorso, non hanno un impatto così ampio se visto sul nostro microbiota, no? No? Ci sono alcune popolazioni che gestiscono bene le proteine animali, altre che non le gestiscono. Nel nostro bacino abbiamo un rapporto un po' tendente più magari a una digestione microbica diversa. Vedi comunque che la giusta dieta mediterranea, quella non pane, pasta e pizza che tanti comuni mortali utilizzano, porta dei benefici anche a livello del microbioma intestinale, e non esagera con le carni, anzi, ha molti più alimenti vegetali. C'è una differenza invece tra carne di per sé e derivati di animale, quindi proteine derivanti dal latte, dall'albume, uova in generale? Tutte hanno dei loro principi attivi, dei loro micronutrienti che ci apportano varie differenze come base. Tieni conto che ci sono tante scuole di pensiero. C'è chi dice che, per farti un esempio, la proteina derivata del latte è il toccasana per lo osteoporosi, perché porta il giusto quantitativo di calcio. Non è necessariamente così, si è visto che è proprio l'contrario, no? Si Promuove riduce l'osteoporosi. A un'esagerazione. livello empirico è quello, Infatti, perché chiede l'eccesso proteico va a creare uptake di calcio a livello osseo e non controbilancia con fosforo, quindi non va a tamponare l'acidità. Infatti, poi aumenta l'escrezione urinaria, cioè buttiamo fuori sali, non andiamo, cioè, quindi anche là bisogna un po' selezionare. Poi sul discorso latte, sai che ho scritto anche quasi un libro che devo uscire, dove c'è una bella differenza, parlando di caseine e isolato, no? Del siero, sono due frazioni completamente diverse. La caseina di per sé collegata a tanti problemi a livello intestinale o negli ultimi anni a tanto autismo che è uscito. L'isolato, il siero del latte, che di per sé, da vari studi, può portare dei benefici, vedi sul sistema immunitario, pieno di piante immunoglobuline. Quindi anche là, sul discorso là, la selezione di certe fonti proteiche può apportare dei benefici diversi in base alla scelta. È molto soggettiva come cosa, però.
Io lo vedo anche su alcuni pazienti, non tutti rispondono a un certo protocollo in maniera uguale. C'è chi ti mangerà la ricotta senza problemi, c'è chi più di tot ti andrà in bagno, ma magari perché non è più abituato, non la sa gestire o l'abbina con fonti sbagliate, perché tanti abbinano anche le fonti in maniera sbagliata, eh. Quindi là si aprirebbe un mondo su questo discorso. Questo dell'abbinamento delle fonti, cosa puoi dirci? Perché questo anche ci arrivano È tantissime domande. No, 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 interessante. arrivano tante Allora. domande perché soprattutto sull'abbinamento della stessa fonte, ossia due fonti proteiche insieme, due fonti glucidiche insieme, questo confonde molto se si può o non si può fare, oppure abbinamenti di diverse fonti, qualche tipo. Allora, diciamo che i nostri nonni mangiavano la bistecca con l'uovo sopra, perché la bistecca alla Bismarck è famosa in tutto il mondo e c'è gente che non ha mai avuto un problema. Sicuramente l'abbinamento con i tre macronutrienti in maniera diversa può aumentare il discorso digestivo. E tieni conto che una pasta al sugo, una pasta ragù, sicuramente ci metterà il triplo delle ore di una semplice pasta pomodoro. Ma è Certo. normalissimo, è un discorso di associare, no? O di disassociare il famoso carboidrato a pranzo e proteine alla sera, tanti si trovano bene perché. Perché danno il giusto tempo digestivo a un intestino un po' infiammato. Perché ricordiamo che chi mangia, per esempio, faccio pasti normalissimi, completi, con tutti i macronutrienti, molto vari, perché sapete che ho molta varietà, soprattutto grazie alla dieta vegetariana, e non accuso problemi. Ci sono altre persone che, se fanno i miei pasti, accusano problemi, ma perché? Perché non sono abituate a quel tipo di alimentazione. Quindi se tu mi dici, ok, io abbino due fonti proteiche, mangio la mia verdura e non c'è un problema, benissimo, cioè due fonti proteiche diverse che ci mettono tanto, c'è un discorso alcalino di alcune fibre che potrebbero aiutare e ci sta benissimo che tu non sei abituato a gestire un alto apporto di carboidrati che in quel caso, fermentando, quello con la tua microflora intestinale, possono produrre degli scarti che ti vanno un po' a irritare il colon. In questo caso, i glucidi si sa che producono una fermentazione, quindi una disbiosi fermentativa, e le proteine una digestione putrefattiva. Anche là si potrebbe parlare di indicano, statolo, la zonulina, ma andiamo proprio a entrare nel dettaglio, in tecnicismi che dovrebbero essere studiati a priori, perché sai cos'è, Ludo, che la cosa a me dà tanto fastidio? Tanti vanno a curare il sintomo, cioè la medicina va a curare il sintomo, io invece voglio sapere la causa, andiamo a priori, è quello che vorrei far passare, andiamo a vedere dove sta il problema di base, hai un problema, il colon irritabile per esempio, per aprire una parentesi veloce, che diagnosi è? Ok, mi dice tu hai un colon irritabile, certe cose ti fanno male. Non dovresti mangiarle. Prima cosa ti toglie un mondo di principi attivi, nutritivi, che non sta né in cielo né in terra, che tu non li mangi più per un periodo. Ti porta delle carenze. Non ti disabitui a mangiare degli alimenti per poi trovarti in uno stato di bolla che come rintroduci e esci, non hai più quell'apporto, quella digestione per farti vivere in equilibrio ed essere sociale, perché tante volte non ti fa essere sociale. E questo è sbagliato. Quindi andiamo a vedere, tu il tuo colon irritabile ce l'hai. Per una condizione che sta a priori, quindi una disbiosi creata magari da degli alimenti che puoi solo rimodulare o curare l'intestino con una bella disinfezione intestinale e poi un ripopolamento, o è un problema a livello del sistema nervoso centrale? Perché io sto facendo anche dei test, ho preso un macchinario che è il TPG Stress Flow, che Bello, mi va proprio a Biotecna. sezionare il discorso, bravissimo, il discorso sistema nervoso centrale, no? Parasimpatico e simpatico. Ecco, l'attività di uno dei due può identificarmi se un problema a livello di gestione probabilmente emozionale. Quindi anche là so dove andare a parare. C'è una carenza di magnesio, cioè ci sono piccole cose che la gente non sa, che basta poco per migliorare senza fare estremizzazioni, no? Cioè, quindi questo è un concetto che voglio che passi, soprattutto io stesso che mangio in determinato modo. E ve lo dice uno che a un certo punto, sai benissimo che mangiavo magari più selezionato, no? Prima di studiare, anch'io, quando sono entrato nel mondo dello sport, ah sì, mangio, voglio essere più prestativo, voglio diventare grosso, voglio quello, allora
Poi dopo quel tempo, con gli studi e con soprattutto l'esperienza e il lavoro, ho visto che in realtà basta poco, basta un po' di equilibrio, basta capire la causa, avere tempo, perché è la cosa base avere tempo di curarla, affidarsi a personale specializzato, bravo, che vi aiuti, vi supporti, e vedete che ne uscite e trovate il vostro equilibrio. Saprai un domani che se ti mangi 200 grammi proprio detto in dialetto, de gricia, ti si gonfierà l'intestino, ma sarà una volta, non è che la mangerai ogni giorno. Gli Certo. altri giorni di settimana terrai quell'equilibrio con le tue fonti, con quella varietà che si riesce a creare nel lungo periodo e che poi ti faranno star bene. Assolutamente. Ascolta, tu parlando, sempre rimanendo sul discorso proteine, allora, le linee guida generalmente consigliano, perché parliamo anche di quantità, le linee guida generalmente consigliano 0,8 grammi. 0,8 grammi per chilo È che stato alzato, te lo a dico che uno. finalmente è stato alzato. Sì. Ci Ok. si parla anche di 1,2 in alcuni soggetti. Ok. Comunque, generalmente, dal momento che le linee guida si preoccupano prettamente di una carenza nutrizionale, questo 1,2, questo valore che è un valore in cui sicuramente tutta la popolazione, con anche in mezzo persone con problematiche intestinali, persone che mangiano per lo più proteine vegetali, pochi animali, eccetera, stanno al riparo da un'eventuale carenza. Ora, da qua. Ok. Di proteica, carenza proteica, quindi Sì, 1,2 sì. copro tutto quanto. Da qua noi sappiamo che un Andiamo. surplus fino a circa un 2,5-2,7 grammi per chilo di peso corporeo promuove la proteosintesi. Oltre tendenzialmente no, Giustissimo. però più fino a là, eccetera. Quindi io la cosa che sto facendo attualmente è: io sto a un grammo per chilo di nobili, soltanto nobili per il semplice fatto che in bulk. Le pro indirette aumentano tanto, quindi voglio eliminare quel fattore perché sennò dovrei mettermi là ad abbassare, Bellissimo. eccetera. O meglio, quello che stavo facendo. E da là integro con amminoacidi per la stimolazione della proteosintesi. Quindi mi sembra in questo senso il best of both world, no? Il miglior scenario possibile, perché da una parte promuovo la proteosintesi, però non aggravo troppo da un punto di vista intestinale, da un punto di vista putrefattivo, con troppe proteine. Quindi la cosa che ti chiedo è. Guarda, così è perfetto. Volevo chiederti il tuo parere in merito e quante proteine in generale consigli, perché normalmente si arriva anche, molti ragazzi me lo scrivono nel Q&A, eccetera, loro stanno anche a 3-4 grammi per chilo di peso corporeo di proteine, quindi il tuo punto di vista su questo, se sono così indispensabili, soprattutto. Allora, come hai detto te, noi siamo costituiti da principalmente amminoacidi, prima cosa. Qual è il carburante principale che utilizziamo? Il glicogeno. Cioè, se andiamo a vedere i sistemi energetici, il glicogeno è un elemento fondamentale nella nostra prestazione. Difatti, anche se vedi i powerlifting famosi, alla fin fine ci sono tanti che non mangiano tantissime proteine, ma anzi, caricano di glucidi per avere la forza e spingere in palestra. E soprattutto cosa riempie il serbatoio? Ok, che il muscolo è composto da amminoacidi, ma anche di glicogeno, perché i due punti dove vai a inserire questo grande elemento sono muscoli e fegato, uno. E poi, dopo il grasso, ma con un altro discorso. Il discorso proteico, quantità proteica, come hai detto tu, c'è una base che l'OMS ha fissato, che noi dobbiamo tenere per non subire carenze proteiche, però nel soggetto sportivo si aumenta molto e si esagera, come mi hai fatto notare. Io personalmente gioco sul discorso di un 50-50, nell'apporto totale giornaliero per il soggetto, che non vado mai di solito a esagerare, io non aumento mai oltre 1,7-1,8. Perché comunque parliamo di body weight, di peso, non parliamo di lean mass, quindi di massa magra, anche là è un calcolo un po' diverso. Da quell'apporto proteico, per un soggetto che si allena in palestra, che comunque è attivo durante il giorno, voglio che almeno il 50% della quota proteica sia derivato da un buon valore biologico. Nel mio caso è derivato da latticini, dalle uova, cioè, o da abbinamenti comunque anche vegetali che apportano in più, durante l'allenamento consiglio un supporto di amminoacidi eventualmente essenziali, no? Questo è, diciamo, il mio approccio per un, diciamo, atleta, non per uno sportivo della domenica.
sicuramente. Certo. E ascolta, te quindi includi uova, latticini Ah, nell'alimentazione? sì, principalmente, allora, principalmente uova e latticini, pesce Allora. saltuariamente, se capita, diciamo poi molti cereali, varietà, non sono un disaccordo del glutine, perché c'è tanta pseudoscienza anche sul glutine, Altro capitolo che si può finire. che si, no, anche quello si potrebbe parlare, anzi un buon pane come Dio comanda, una buona pasta, che c'è grano e grano anche là, si potrebbe parlare, ogni tanto la consiglio, e soprattutto di non toglierla del tutto, perché dopo ne pagate le conseguenze, frutta, verdura, poi io vado molto a stagione, adesso è stagione di zucca, quindi puoi immaginare. Poi io sono adesso, mi sono trasferito, sai, in Umbria, quindi io sono rinato, no? Perché qua il chilometro zero è la portata a porta a porta, quindi olio di casa, uova di casa, pane fresco, guarda, io sono veramente, hai tutto frutta, verdura, riscopri veramente il gusto del cibo, l'odore che manca, perché quanti di voi vanno al supermercato e sentono l'odore del cibo? Cioè, io mi ricordo che quando entro, cioè, la mela non ha neanche più profumo. Prendi una mela qua su dell'albero, cioè, senti la differenza, senti il croc che fa, cioè, sono piccole cose che io, che sono appassionato di nutrizione, mi fanno essere al settimo cielo. E qua ho riscoperto queste basi qua. Quindi, con la mia dieta vegetariana abbiamo varietà di. In generale, non solo io, almeno io mantengo così per me e per i miei pazienti, che no, alcuni vegani, alcuni vegetariani, ci sono alcuni che sono anche solo fanatici, solo vegetariani, non toccano pesce, quindi ne seguo abbastanza su questo fattore qua. E cereali di tutti i tipi, ne abbiamo tantissimi. Paradossalmente vi dirò, vi confido che io non digerisco tanto la quinoa, che va tanto di moda, ma diciamo che ci sono tantissimi cereali. Se capita la mangio, se no no. Mi piace ogni tipo di riso, cioè lo vario ogni giorno, rosso, venere, integrale, baldo, e ognuno con dei principi nutritivi diversi, anche là si potrebbe parlare, perché amilosi, aminopectina, abbiamo rapporti totalmente diversi che possono andare anche a beneficiare il discorso pre-post-workout, che pochi lo sanno. Legumi di tutti i tipi, non sono un contro soia, perché tanti dicono: ah, la soia, non mangiarla, l'estrogeno. Ricordiamo che la soia comunque c'è una valenza scientifica positiva, se non in eccesso, porta dei fitoestrogeni, fitoestrogeni anche nell'uomo. Ragazzi Danno una miei, mano. non è che dobbiamo togliere il tutto. Anche la paura dello sportivo dell'estrogeno. L'estrogeno, soprattutto l'estradiolo, ci deve essere, e come se ci deve essere, l'utilizzo di certe tematiche che devono abbassarlo in tutti, cioè no, e Valore sbagliato protettivo a farlo, livello cardiaco, di tutto, osseo. infatti, ma a livello anche di dolori articolari, cioè articolazioni, Performance. cioè, abbiamo una performance Libido, tra soprattutto, quindi l'altro, è un paradossalmente. infatti erezione. Beh, perché tutti fanno: ah no, uomo testosterone buono, estradiolo cattivo. Equilibrio, ragazzi. Equilibrio prima di tutto. Quando c'è un disequilibrio, quando c'è una sindrome metabolica, quindi abbiamo un paziente comunque che ha un estradiolo molto più alto in rapporto con tutti gli altri ormoni, perché non si calcola solo il testosterone, cioè ci sono ormoni a priori che lo producono, cioè bisogna vedere come va tutta l'asse. Allora là si può parlare del male dell'estrogeno, no? Dell'estradiolo. Però in questo senso no, quindi anche la soia ogni tanto può fare solo del bene, Allora, aspetta, cioè su questo che infatti mi foglie, voglio corte. soffermare. Molti dicono la soia dei fitoestrogeni. I fitoestrogeni in realtà sono estrogeni, tra virgolette, deboli, quindi si legano al recettore, Sì. quindi in realtà anche in un contesto di iperproduzione di estrogeni, e di beta estradiolo, eccetera, sono positivi. Difatti per molte donne sono indicate proprio per questo, perché tendono a mantenere un livello abbastanza Abbastanza. basso, soprattutto per donne che hanno fluttuazioni. Quindi fitoestrogeni non vedo il problema. Peraltro la soia ha un importante impatto a livello del colesterolo, giusto? Sì, ma difatti si danno, ci sono tantissimi prodotti, se pensi a base di soia, uova Lecitina di mondulare, con soia, basso no? colesterolo. Sì, la citina di soia, mi ricordo ancora mio nonno ai tempi d'oro, che le prendeva le citine di soia, lui aveva il problema di colesterolo, l'abbassava subito. Ma anche il discorso sul colesterolo, io vorrei un attimo
anche là tutti guardano il totale e prendono paura quando hanno il totale, ma guardiamo anche al rapporto, no? Trigliceridi, HDL, LDL, lo produci più? Beh, cioè, per esempio, mangio tranquillamente un uovo ogni giorno, anche due interi, e il colesterolo mio sta da Dio. Quando non lo mangiavo, paradossalmente, l'avevo più alto. Perché? Perché lo do da fuori, il corpo Certo, non ne autoproduce più di a tanto, che non livello vuol dire che vi epatico, dovete esatto. bombardare di uova, perché, però c'è sempre là il discorso di equilibrio, di non togliere, di apportare varietà. Poi sulle uova abbiamo già parlato, si sa ormai che, anzi, è per me è l'alimento più completo, un alimento più completo dell'uovo che ti porta principi nutritivi unici come quello non c'è. È un alimento secondo me fantastico. Apporta addirittura chilometri zero, si è visto omega 3 che non ne porta, B12, cioè colina fondamentale per il sistema nervoso centrale. Quindi ogni tanto un ovetto fatevelo. Come? Perché anche là si dice all'occhio di Uova, bue dovrebbe io essere sono solo a migliore, vecchia scuola, sì, l'uovo all'occhio di bue o alla coque come si faceva un tempo, no? E il torlo distaccata, liquido. sì, il toro liquido, io ci inzuppavo senza sincero il pane, facevo con la scarpetta, però così sono i due metodi migliori perché quel tuorlo non cotto, quel bel tuorlo mantiene tutti i principi nutritivi, no? Esatto. Tuorlo semicrudo e bianco cotto per bloccare quegli antinutrienti che ci sono. Perfetto. Ascolta, Matt, da un punto di vista di cereali anche, per la dieta vegetariana conviene avere un'accoppiata sempre legumi cereali, giusto? No, nel senso anche qua vorrei smentire. Ok. Ecco perché tanti. Allora, sicuramente l'accoppiata proteine vegetali, quindi carboidrato con legume, completa lo spettro aminacidico, soprattutto per alcune carenze di lisina, metionina che sappiamo che ci sono. In quel caso dipende come viene gestito, come sta al tuo intestino, perché su tanti pazienti ho visto che non riescono a abbinare bene i legumi con un certo tipo di carboidrato. In quel caso io non dico che va sempre bene, per quello è un'ottima accoppiata, perché anche io me li faccio ogni tanto, io adoro qua per esempio le lenticchie, sono un amante delle lenticchie, per me il cereale, scusate, il legume doc. Però tanti, visto che si abbinano col riso o con la pasta, hanno un po' di bloating, gonfiore, ma normalissimo, perché comunque sappiamo che i legumi hanno dei fitonutrienti e anche degli antinutrienti, quindi attenzione a non esagerare, che creano un po' di fermentazione all'intestino. E abbinanti ad altri cereali creano quella fermentazione, poi si mettono due verdure che può dare delle noie. Quindi anche l'autoregolazione preferisco certe volte, soprattutto se dobbiamo tenere un buono svuotamento gastrico, andare piuttosto con un bel piatto a base di cereali, con magari della verdura e abbinarlo con gli aminoacidi che sono in carenza. E comunque si è visto che la sintesi proteica è più lunga delle classiche ore. Sicuramente dopo ne sto scontando, non andrei a mangiare un piatto misero, ecco, o anche pre-workout un piatto misero a livello di proteico. Là, ecco, sono quei due punti dove magari la sintesi proteica è più alta, quindi cioè, utilizziamo la testa, andiamo a beneficiare di questo. Lo andrei a mangiare magari in un altro pasto, lo metterei serale, più leggero, anche perché iniziano tutti quei processi di detossificazione epatica che vanno a aiutare l'organismo. Quindi magari la sera stare più leggeri e soprattutto mettere magari un glucide con gli amminoacidi essenziali ha una valenza non solo qualitativa, ma anche scientifica a livello di purificazione. Cioè, pochi lo fanno, ma io che l'ho fatto fare a tanti sono rinati, per esempio. La mattina si svegliano con la fame, anche la fame. Ma io la mattina ho fame e non prendo un caffè. Ma chiedi perché hai fame? Anche qua, non curare il sintomo. Perché non hai fame? Come hai avuto la tua detossificazione epatica? Come hai quando ti svegli l'alito? Cioè, ci sono piccole cose che la gente non pensa, ma potrebbero essere dei campanelli, no? Quindi prova a cambiare, prova a vedere, e nel lungo periodo vedi i benefici, soprattutto nei cambi di stagione. Io stesso sono uno che li patisce, perché i cambi di stagione per me, ottobre, sai, primavera, estate, autunno, inverno, sono quei passaggi dove il corpo è un po' a dura prova. Ecco là, dagli un po' di tregua, dagli quel momento di relax, può veramente aiutare. E lo fai tramite l'alimentazione, tramite meno scorazzate, più pulizia, un po' di meditazione, tutti piccoli gesti, un po' di relax. Quindi anche in certi periodi dell'anno io faccio fare ad alcuni atleti questo discorso di
pulizia, diciamo, o di disintossicazione, poi si utilizzano tanti termini, no? Non sarebbe una cosa che si può mantenere anche tutto l'anno più che restringere ad alcuni momenti? Dici, ma non ne vedo il motivo perché non è di mia prassi mantenere un discorso integrativo con gli aminoacidi, nel senso, cioè, è Ah, ok, giusto tu che dici troviamo un equilibrio, detox, no? tolgo proprio le pro e metto Sì, solo aminos. allora ci sono quei giorni magari che si possono fare, soprattutto in certi pazienti proprio che sono malmessi, però in certi periodi, proprio per dare un po' di tregua anche all'intestino o al fegato o in certi problemi che si sono riscontrati, mettere un pasto serale con un apporto glucidico, un apporto di alcuni tipi di verdure che vanno magari ad supportare fegato, reni, vediamo carciofo, per Carciofo, esempio, il sì. Sì, cardo, ci sono tanti. Cioè, utilizziamo anche un po' di bioterapia nutrizionale, no? A me piace anche questo discorso qua. Sarò ma malato, mi dicono, perché non esiste niente, però voi contate sulle calorie, magari. A me piace anche l'abbinamento, perché di per sé il potere farmacologico delle menti è eccezionale. Cioè, anni or sono, come ci curavamo? Con le erbe. Sto facendo un altro master adesso fantastico in fitoterapia che sono innamorato, che, cioè ci sono tante cose che noi non sappiamo, che la medicina magari sa, però ci sono sotto dei monopoli che non possono venire fuori. E sicuramente dare qualcosa di diverso all'organismo, come in questo caso, tagli un po' di tregua, può avere una valenza. E semplicemente un pasto glucidico serale senza portargli troppe scorie a livello, scorie a livello di proteine e di alcuni aminoacidi che vi ho detto ci sono alcuni che non vanno bene, può aiutare a star meglio, a ripulirvi un poco. Lo fai in certi periodi, anche perché ti ripeto, quando magari, come dicevi tu, in questo periodo sei in bulk, no? Vuoi costruire massa. Ecco, nel tuo caso sai che 6 giorni a settimana, 5 giorni a settimana, in base a come stai, carichi, mangi, fai lavorare l'intestino microbiota, i primi campanelli d'allarme, o ti tieni un giorno a settimana dove magari la sera, dove ci sono, iniziano tutti quei processi, perché la sera quando andiamo a dormire c'è la disintossificazione, c'è il famoso detox, è là la sera che ci ripuliamo, che il sistema immunitario, che tutti i neuroni, tutte le scorie vanno buttate e vanno ripulite. Ecco, in quel caso supportare l'organismo con l'alimentazione ad hoc può aiutare, può giovare, ma tutti gli atleti, e io l'ho visto anche sulla performance, Guarda, io ad esempio la sera in anche questo sulla momento sto performance. prendendo o pesce raramente, se no cereali e legumi e aminos. Bellissimo. Guarda, sposi il mio credo, io lo metto anche nei piani, metto proprio questa accoppiata qua. Tante volte, e la gente rinasce. Io vedo quando gli faccio mangiare così, la gente veramente rinasce. E non sentono tanti neanche il bisogno del pre-nanna, il famoso, no? Perché No, poi io mai. l'alimentazione diventa anche una questione di abitudine. Ma tanti vanno visto che vanno anche questione di abitudine. Te lo dico io che ero arrivato a mangiare 150 grammi d'avena la sera, che era un po' il mio sfogo, il mio comfort food. Dopo a un certo punto ho detto basta, i primi 2 giorni, ah no, non ce la faccio, dopo il terzo ero già a posto. È solo una questione di abitudine, di rimodulare, di provare, di sperimentare, di vedere come stiamo? E quello è il bello dell'alimentazione, no? Cioè, poi io sono uno che ha sperimentato un po' di tutto perché mi piace, no? E certi abbinamenti sono veramente fantastici. Senti, ascolta, da un punto di vista di integrazione, quando ci si approccia. Anzi, no, aspetta, ti faccio un'altra domanda prima, sempre alimentazione. I legumi, un sacco di persone non digeriscono bene i legumi, hanno problemi, eccetera. Io la cosa che consiglio sempre è, innanzitutto, le modalità di preparazione, perché i legumi, gli antinutrienti, saponine, eccetera, se ne va la maggior parte in base a come li prepari, quindi l'ammollo, la Verissimo. fermentazione, eccetera. Secondo luogo, la cosa che dico è partite dal basso. Perché non potete aspettarvi che noi abbiamo sempre un discorso di specializzazione Chapeau. enzimatica. Da zero gli enzimi non sono pronti, non li produciamo, magari ne produciamo pochi. Se gli vai a dare 2 etti di lenticchie, ecco che sei una Logico. pentola a gas. Iniziate da un cucchiaio. A me piace andare con i cucchiai, farli Ok. cuocere e dopo andare con i cucchiai. Anche magari certe persone gli faccio mangiare a giorni alterni, Ok. per abituarli più velocemente, però poco, poco e spesso, come si utilizzava un tempo. Poi anche l'ammollo aiuta,
la cottura con l'alloro, il rosmarino, cioè ci sono delle cose, metterci magari del bicarbonato, se proprio andiamo, il finocchietto se va, cioè un po' di inventiva, anche là ci sono tanti abbinamenti che possono aiutare a frullare. Per esempio, io trovo tanti pazienti che frullando rinascono, cioè nel senso aiutiamo quel sistema digestivo ed enzimatico che abbiamo, no? Però dobbiamo far rinascere anche in certi, È soprattutto se importante sogliamo. perché molti dicono i legumi no, mettono no. Io personalmente li trovo una fonte straordinaria in generale, a Guarda, partire dalle infatti odi la fibre, mia l'impatto cultura. sul colesterolo, di tutto, poi dipende dal legume Infatti, cioè, fibre solubili e insolubili che sono eccezionali, cioè, poi anche a livello microbico si è visto che comunque il legume di per sé può migliorare la microflora intestinale, c'è cioè, proprio un rapporto su alcuni batteri che gestiscono bene il legume, cioè, è molto specifico quel discorso là, quindi anche a me è una fonte che piace molto. Diciamo che sicuramente non tutti noi gestiamo bene tutti i tipi di legumi. Perché magari anche tu stesso ti puoi trovare più squilibrato con certi tipi di fagioli, per esempio io digerisco benissimo quelli all'occhio, quelli rossi ho visto che mi danno un po' noia, devo mangiarne un po' di meno, quelli all'occhio potrei mangiarne di più, posso mangiarti magari 1 chilo di lenticchie, però non posso esagerarti coi ceci, ma magari cioè, è normalissimo. Soggettivo. Sì. È Questo soggettivo, però assolutamente. il legume secondo me è una fonte proprio da un po' far rivalutare, no? Perché c'è tanta anche preoccupazione, ah, mi fermentano, mi fa mal di pancia e tutto. Come dici tu, partiamo dal basso, partiamo con le quantità giuste, con la cottura giusta, cioè sono piccole cose che bisogna tenere in conto per inserirli e per avere, cioè, un po' di equilibrio nell'alimentazione, perché vedo veramente alimentazioni povere e infelici. Tanti usano la scusa del tempo, però come dico tu a tutti, ok, il tempo, ma il tempo te lo trovi e ricordatevi sempre che mangiare, l'alimentazione è la prima forma di salute, perché quello che introduciamo dentro ci deve dare carburante e energia ed è anche un atto d'amore verso se stessi. Assolutamente. E Matt, ascolta una cosa, per quanto riguarda il discorso dei cereali, anche là siamo in un ambito, quello del bodybuilding, in cui esiste soltanto il riso, c'è cioè solo il riso. Molti mi chiedono, Certo, pane e pasta, li posso mangiare? Io personalmente li mangio, li digerisco bene. anch'io. Guarda, prima di che iniziamo la diretta, mi sono fatto pane, olio e rosmarino per farti capire come spuntino. Fantastico. Quindi, io sono un amante del buon cereale. Ok. Siamo nati con la pasta, siamo nati col pane, siamo cresciuti in questi alimenti. Allora, qual è il problema? È che noi andiamo a prendere certi alimenti per velocità di bassa qualità. Il problema principalmente è questo. Se vediamo l'industria alimentare crea alla velocità della luce quello che a noi ci piace. Ci sono il glutine di per sé ha delle proteine, è una proteina che può scombussolare se vista il microbiota. Ma perché? Perché se ne do tanto, soprattutto in certi casi, mi crea quella, io ve la faccio semplice, permeabilità intestinale, Leaky che gut, dopo esatto. il glutine passa, il famoso leaky gut, dove soprattutto c'è già una disbiosi, perché non è solo il glutine che la causa, ci sono altre cose a priori, non voglio che passi questo messaggio, però non voglio neanche fare oggi scuola di filosofia, se non di filosofia geomana, se non finiamo più. Il discorso è che se questa proteina passa può creare dei problemi sistemici anche in tutto il corpo, vedi a livello del sistema nervoso centrale. Trovare delle buone fonti di qualità, magari fatte nei giusti tempi e che hanno un altro impatto a livello digestivo e microbico, secondo me non vedo perché toglierli se non c'è una predisposizione genetica, perché ci sono alcuni che si è visto sono predisposti, una condizione di celiachia anche, La o sensibilità altri al problemi di glutine, base. correggimi se sbaglio, si può vedere con i livelli di zonulina nel sangue, giusto? Quello è un indice. Sì, è un indice. È un indice, ma anche con un esame genetico, per esempio, se sei predisposto, anche perché anche qua tu sai che ho finito, sono diventato genetista, ho studiato su quel settore là, ho fatto
tante cose, perché mi è sempre appassionato il discorso biologico, no? Perché anche se abbiamo tanti fattori ambientali che dobbiamo tener conto, che ci possono predisporre a vari problemi, la nostra genetica è la nostra genetica, no? E anche là, attenzione a quello che siamo predisposti, quindi ogni tanto controllarsi anche a livello genetico non ha tutti i torti. Adesso usciranno delle piccole cose, soprattutto a livello di genetica, ma non ve ne parlo. Ti racconterò tutto come ci sentiamo. Non Perché spoileriamo. secondo me è una cosa interessante. Allora, anche qua non deve passare il discorso che A, faccio il test genetico, A, non posso più mangiare glutine, A, non sono predisposto perché mi dà un campanello di quello che può succedere. Però sono io bravo a non a fare il furbo, cioè a sbagliare, perché se è logico che se ho una predisposizione a una sensibilità a livello del glutine, è logico non mangiare pane, pasta e pizza tutta la sera. Certo. Andrò magari a selezionare, andrò a prendere quei grani magari che il mio corpo digerisce meglio, vedi senatore Cappelli, per farti uno dei tanti nomi, che ma ce ne sono tantissimi altri, quindi un po' di accortezza, pane e pasta io in un'alimentazione varia li faccio inserire, ma li dico inseriamoli di qualità, tutto qua, ma è sempre il discorso, anche quando mi viene a parlare della carne, carne sì, carne no, io ti dico ok, carne sei carnivoro, ti piace, però ha più senso andare a spendere quei 10-20 euro in più dal macellaio di fiducia, prenderla dove lui te la porta e quando la cucini non ti lascia quel litro d'acqua e gustartela, sentire proprio il sapore della carne, o mangiartela ogni 3 giorni dal supermercato a basso costo perché devo mangiare carne. Questo che deve passare, no? L'importanza Esatto. della qualità delle fonti, Sì. che è una cosa. Quindi pane e pasta, come hai fatto a priori la domanda, io sì, di qualità sensate, e vederla per disposizione, perché sicuramente se c'è una disbiosi, c'è un leaky gut, in quel caso va curata la causa. Va curata la causa a priori, non il sintomo che vi porta a mangiare una pasta. Ok, ne hai parlato prima e volevo un po' crogiolarmi perché so che come me sei un grande fan. Come fonte di grassi, che nessuno lo fa mai, l'olio extravergine d'oliva. Tutti questi diamine di burri, di mandorle, di cocco, di quello, di quell'altro. E io dico, perché forse ovviamente qua in UK, in America, dai vostri youtuber preferiti non si vede utilizzarlo perché è osceno quello che arriva qua. No, Però noi abbiamo veramente l'olio extravergine d'oliva, che è una fonte. Bello, ma Rocky! ironico. Dai, dai, sì, papà in diretta. Dai, sì, vai giù. Scusate, vai giù. Vai, attacco di mammismo, di papismo. Mi ha fatto il bagno, eccoci, scusa. E quindi dicevo, anche l'olio extravergine d'oliva è una fonte straordinaria da inserire. Ma guarda, io lo adoro. Penso che il mio grasso preferito, terrò anche questo weekend un seminario proprio per parlare del beneficio dell'oliva, a parte che è patrimonio dell'UNESCO, perché è il nostro fulcro, no? Se pensiamo alla base della piramide alimentare, c'è 2 o 3 porzioni di olio d'extravergine d'oliva, ma poi è proprio un vero nutraceutico, un alimento funzionale completo a 360 gradi che apporta benefici unici. Oltre ad avere un rapporto eccezionale a livello di grassi, molto specifico, perché per essere olio extravergine d'oliva non deve superare per esempio il 0,8 di acido oleico, cioè ha delle richieste. Quindi è un discorso molto minuzioso, anche il procedimento. Ma di per sé le frazioni insaponificabili, perché ce ne sono due, no? Quelle saponificabili che fanno disparte di gliceridi, no? Che principalmente compongono il 98%-97% dell'olio extravergine d'oliva. E l'acido oleico, che è il grasso must, omega 9, no? E apporta il 65% dell'olio extravergine d'oliva, ma anche quello che lo mantiene, perché non è un grasso che Esatto. perde, diciamo, le proprietà come tanti, no? E apporta molti benefici, perché è collegato a livello cardiaco, è collegato a livello diabetico. E poi c'è quella frazione unica
insaponificabile, dove troviamo polifenoli, idrocarburi, fitosteroli, pigmenti della clorofilla che danno quel colore verde, come la feotinia, cioè nel senso ci sono tanti principi attivi o le vitamine liposolubili che Vitamina E. hanno una valenza a 360 gradi. Entrando nel discorso polifenoli, ci sono tantissime conferme dalla letteratura come l'idrossitirosolo è un potente, o anche l'olio cantale è un potentissimo antinfiammatorio naturale e gestisce meglio di tanti altri principi nutritivi e adiati da tante medicine l'infiammazione. Per farti un esempio, quindi l'olio extravergine d'oliva per me, scelto anche quello di qualità, magari locale, io ho la fortuna che qua c'è stata adesso la spremitura, quindi non sai, cioè, trovate un principio di elementi che veramente sul lungo periodo vi possono dare solo benefici, ma a livello, cioè, non solo a livello di bontà, perché anche buono il gusto, a me piacciono quegli oli che si sente i polifenoli, no? Che mi prendono anche un po' il pizzichino di gola, però Cante, sì. a livello cardiovascolare, riducendo il colesterolo, migliorando l'apporto, a livello antidolorifico, come vi ho detto, a livello gastrointestinale, perché è un'ottima fonte, un grasso buono, aiuta in caso di colite ulcerosa, di infiammazione, di diverticoli, di stitichezza, protegge la mucosa anche in caso di reflusso, cioè l'utilizzo anche in quei casi là, protegge dal cancro, si è visto come l'aggiunta di chi utilizzava l'extravergine d'oliva ha una protezione a livello di cancro maggiore. La famosa Med Diet, no? Che è un programma finanziato dall'Unione Europea, ha dimostrato come Spagna, Francia, Grecia, Italia, che sono i tre paesi cardini, no? Che utilizzano le olive, hanno un basso apporto di cancro, per esempio. L'obesità migliora l'apporto a livello di obesità, a livello di sindrome metabolica, perché va a migliorare tutto quel discorso glicemico che nessuno sa, essendo un grasso, perché un cucchiaio sulla pasta, che tu dico, abbassa l'indice glicemico della pasta o del Esatto. riso, lo migliora sotto quel punto di valenza. E pochi dicono, quindi Esatto. anche questo è l'abbinamento. E poi c'è un fortissimo potere sul sistema nervoso centrale, dove va a modulare proprio quel discorso infiammazione, apoptosi, l'omeostasi del calcio, che migliora a livello di alcune malattie come quelle neurodegenerative. Neurodegenerative. Esatto. No, è vero, diciamo, non avrei saputo dirlo meglio, quindi è veramente fantastico Sì, come ma se fosse fonte solo il l'olio d'oliva, mio guarda, si potrebbe way to. parlare veramente in maniera. Anche perché veramente è uno dei pochi che deve subire tanti test rigorosi, no? Per Esatto. essere nominato. E poi posso dire, ecco, allora vorrei aprire una piccola parentesi: c'è una pseudoscienza che l'olio per cucinare deve essere l'olio di cocco. Ma sinceramente, l'olio d'oliva più che l'extravergine ha l'alto più punto di fumo. È un ottimo grasso per cucinare a confronto di tanti altri oli, no? L'olio di cocco in verità non ha un punto così alto come si pensa, e vedo alcuni addirittura utilizzare l'MCT per cucinare, che è un punto di fumo bassissimo. Io non so chi gliel'ha detto, però No, peraltro l'olio di cocco è principalmente acido laurico, che non è che sia proprio il massimo. Perché infatti, allora guarda, ti dico, infatti. sull'olio di cocco, io l'avevo approfondita come cosa, perché praticamente c'era, era uscita questa cosa che è super benefico perché abbasserebbe il colesterolo. Però in realtà non è che abbassa il colesterolo, è che uno studio, uno singolo, fatto non so dove, su quante donne mi sembra in menopausa, se non sbaglio, in cui era stato messo a paragone l'olio di cocco e l'olio di soia, forse, ed era stato visto che l'olio di cocco, l'abstract diceva, sembrerebbe aumentare di meno il colesterolo rispetto all'olio di soia. Quindi in realtà c'era stato un aumento, ma era un aumento di un punto rispetto Sì, all'aumento ma di due perché? punti dell'olio di soia. Quindi era Allora, totalmente irrilevante come studio. Cioè, quello proprio dici, non è cambiato niente, niente. ma perché allora tu sei appassionato, vai a leggerti lo studio, cavolo, tu sai leggere lo studio. Gino Topolino apre lo studio e dice: ah, l'olio di cocco fa bene, ma è finito lo studio. No, va a leggere subito. No, Che ma poi non vanno a era vedere un i punteggi, la quantitativo minimo, differenza. era un quantitativo minimo, e il discorso è che se vai a vedere poi gli studi sull'acido laurico, che è il principale acido grasso dell'olio di cocco, a livello
dei trigliceridi, l'impatto ematico, lipidico, eccetera, è devastante, cioè uno dei peggiori acidi Ma grassi, insieme infatti al menisco è uno dei peggiori. guarda, ha più senso utilizzare dell'MCT, acido caprico, cioè che è una fonte energetica eccezionale, soprattutto a digiuno, al mattino, alcune volte. Però c'è questa scelta. Senti, Matt, chiudendo sul discorso vegetariano, perché sennò stiamo veramente le ore a parlare di tutto quello di cui si può parlare con te, quindi magari facciamo altri podcast. Volevo incentrarla un po' Volentieri, sul si discorso piacciono vegetariano. volentieri. Assolutamente. Discorso vegetariano, quindi diciamo per chiudere e dare dei consigli, quante Sì. volte consiglieresti di mangiare la carne per chi vuole continuare a mangiare la carne e magari ha paura di dire oddio, devo mangiare la carne tutti i giorni perché è anabolica, eccetera. Per tutti i nostri appassionati di bodybuilding, quante volte mangiare la carne rispetto a una fronte nobile? Come periodizzeresti l'apporto proteico? Immagina scenario del bodybuilder bro che fino adesso ha mangiato carne a tutti i pasti tutti i giorni. Ok, allora io dal bodybuilder bro dico, prima cosa ascoltati, mi piace dire questa, ascoltati, come digerisci, come stai, come ti senti? Bene, stai bene, ok, varia, comincia a variare, comincia a reinserire, tieniti la tua carne, prendila di qualità, comincia a risentire anche il gusto, perché sai cos'è? Soprattutto il mondo dei bro, gli manca il gusto, non sanno effettivamente cosa vuol dire mangiare carne, non sanno cosa vuol dire il gusto. Ecco, quindi mangia la tua carne, ma prendila di qualità, comincia a mangiare una volta a settimana, comincia a variare. Dopo vediamo, cioè è questo, la varietà, perché a uno che vuole entrare nel mondo vegetariano, se lo fa per scelta, lo deve fare anche con cognizione di causa, no? Cioè non è che dal mattino a domani, perché tanti, sai cos'è? Ah, sono vegetariano, durano 2 mesi. Quindi prova, sperimenta, goditi quei cambiamenti. Comincia a vedere la tua alimentazione, comincia a vedere le fonti proteiche, comincia a toglierle, comincia a fare un pasto senza le proteine, vedi come stai, ascolta il tuo organismo. Hai paura di andare in catabolismo? Prendi gli aminoacidi, che è pseudoscienza, perché un giorno non si perde massa muscolare se togli un po' di proteine dalle 200 che hai mangiato, totali. Quindi il discorso deve essere un po' riequilibrato. Non sei sicuro? Affidati a qualcuno, cioè nel senso. Questo voglio che è il concetto che passi, no? Sperimentare, provate, fatevi guidare sicuramente, fatevi consigliare, seguite, se siete soprattutto in preparazione, i giusti ritmi, ma trovate un equilibrio di varietà, soprattutto sperimentando. Mi piace, mi piace. Senti, Matt, ascolta, e rimandiamo ad altri podcast. Io sono due argomenti che volevo trattare con te in futuro. Uno è Sì, sul bellissimo. microbiota intestinale, quindi farci un bel insight là. E un secondo proprio parlando delle singole fonti per ogni categoria, quindi fonti proteiche, fonti glucidiche, fonti lipidiche, un po' più in depth, un po' più approfondito rispetto a come abbiamo fatto oggi. Perfettissimo. Dai, ci facciamo queste chiacchiere, rimandiamo. Ai ragazzi che vogliono commentare, ovviamente qua sotto faranno tutte le domande, io nel caso te le rigiro. Volentieri, noi risponderemo senza problemi. Assolutamente, se volete qualche video nello specifico, scrivetecelo. E niente, Max, sì, ciao Max, Matt, comunque. Beh, guarda, il mio nome sai che è Matteo Massimo e me lo devo portare Esatto, completo, quindi ci stiamo andando. Matt Max, ti ringrazio e dai, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, grazie a tutti per aver ascoltato questo podcast. Ci vediamo presto. Assolutamente. Ciao. Ciao, ciao, ciao.